In un flash, dopo la quinta e penultima serie, Lorenzo Marsaglia era al primo posto, Giovanni Tocci al terzo, tra loro il britannico Holden. C'è da dire che Marsaglia completerà la sua serie con il quadruplo e mezzo raggruppato, lo stesso tuffo che prima ha eseguito magistralmente Giovanni Tocci, il tuffo più difficile per i due, 3.8 di difficoltà. Fra poco toccherà ai nostri, ne mancano 4 per arrivare a Marsaglia, te la lì. È quello che sentite, il tifo per uno dei due azzurri in gara, Lorenzo Marsaglia. Si gioca una medaglia importante, pesante. Marsaglia conclude la sua finale con il quadruplo e mezzo raggruppato, 3.8 di difficoltà. Per andare in testa dovrà realizzare almeno 52-65 punti da rapidi calcoli che abbiamo fatto in postazione. Ma adesso la concentrazione di Marsaglia e il silenzio del pubblico del Foro Italico. Dopo Marsaglia toccherà al britannico Jack Logue e poi all'altro azzurro Giovanni Tocci, in grandissima rimonta, ha chiuso la penultima serie di tuffi al terzo posto. Al primo posto invece, anche lui in grande rimonta, Lorenzo Marsaglia. Lo seguiamo nella esecuzione del suo ultimo tuffo. Volteggia in aria Marsaglia, un buon tuffo, vediamo se riuscirà con questo tuffo realizzato, il quadruplo e mezzo raggruppato, a scalzare Holden dalla prima posizione. 77,90 per lui, gli applausi del pubblico del Foro Italico per Lorenzo Marsaglia che si porta in prima posizione, 77,90. Adesso tocca a Jack Logue, che non ha compiuto, dobbiamo dire, una bella gara, colui che aveva vinto l'oro dal trampolino un metro. Impossibile che possa con il suo ultimo tuffo superare il nostro Lorenzo Marsaglia, che già dal metro era stato d'argento proprio davanti a Giovanni Tocci. Dunque possiamo e speriamo raccontare un'altra doppietta azzurra. Dobbiamo soltanto capire di che colore sarà la medaglia, e di Marsaglia e di Tocci. Pronto intanto il britannico Logue, che classe 95, ha la stessa età super giù di Marsaglia e Tocci. Marsaglia che, lo ricordiamo, gioca in casa essendo romano, Giovanni Tocci invece calabrese. Pronto Jack Logue, teniamo la linea perché dopo il britannico toccherà a Giovanni Tocci concludere la sua ultima serie di tuffi, e così si concluderà questa finale, l'ultima finale per quanto riguarda i tuffi al Foro Italico. Non è serata per Jack Logue, che sbaglia ancora il suo tuffo, sicuramente non arriverà in posizioni di podio. 46,80 per lui. Nel frattempo si prepara Giovanni Tocci per il triplo e mezzo ritornato, posizione raggruppata. Intanto Lorenzo Marsaglia conserva la prima posizione, gli applausi del Foro Italico per Giovanni Tocci. Giovanni Tocci che non potrà conquistare ormai l'oro, ma facciamo il tifo per lui affinché possa comunque arrivare in zona medaglia. Pronto Tocci, lancia l'asciugamano giù ed è concentratissimo per il suo ultimo tuffo. Vediamo difficoltà 3.4 per lui. Ricordiamo la classifica: Lorenzo Marsaglia al primo posto davanti al britannico Jordan Holden, poi per ora lo svizzero Dutto, ma dobbiamo aspettare proprio il tuffo di Giovanni Tocci. Spalle alla piscina, dovrà superarsi davvero Giovanni Tocci, fare almeno 87 punti per conquistare la medaglia d'argento dietro a Lorenzo Marsaglia. Il tuffo eseguito in questo istante, il silenzio del Foro Italico purtroppo lo sbaglia, non sarà sicuramente argento Giovanni Tocci. Speriamo che possa con questo tuffo avere almeno conquistato la medaglia di bronzo. Vediamo intanto come si classifica: 51 e terzo Giovanni Tocci, ma soprattutto è primo Lorenzo Marsaglia, medaglia d'oro nel trampolino 3 metri davanti al britannico Jordan Holden e davanti al nostro Giovanni Tocci. E dunque c'è stata la doppietta azzurra, Lorenzo Marsaglia che dopo l'argento nel trampolino 1 metro si consacra dai 3 metri olimpici, oro di Lorenzo Marsaglia davanti a Jordan Holden, ancora un bronzo come era accaduto nel trampolino 1 metro per Giovanni Tocci. E dunque ancora due azzurri sul podio nei tuffi. A te la linea.